Signori, oggi siamo tornati con Dado, Rage e Cocco per giocare a GTA, per portare a termine un altro parkour di Romanaccio. Ma per l'occasione, molto speciale, quest'oggi qui con noi sul Discord abbiamo proprio lui, la causa della maggior parte delle nostre bestemmie. Romanaccio, vi prego. Buonasera, buonasera a tutti. Ci scusiamo per tutti gli insulti già fatti nei vecchi video e in quelli che succederanno in questo video. Mi scuso perché sarò quindi adesso poco originale, sì. Io dirò tutto quello che vorrò. Mettiti l'anima in pace. Niente di personale. Niente di personale. È lavoro, dici, Cocco. È solo lavoro. È come gli arbitri. Non so, o vi piace prendere insulti o non fate questo di lavoro. Chiaro. Ma prima di cominciare, vi dobbiamo parlare dello sponsor di oggi, IRAP. IRAP ci ha chiesto: cosa siete oltre dei creator? Beh, io sicuramente sono un appassionato di manga e fumetti. Infatti, leggo moltissimo. Tu invece? Io amante del calcio, degli scacchi e cocktail, vale? Beh, anche IRAP è più di una semplice borraccia. È la prima borraccia in grado di dare sapore all'acqua attraverso la scienza. Grazie all'olfatto retronasale, infatti, saremo in grado di percepire il sapore del pod semplicemente ingerendo acqua. Ci sono un sacco di gusti. Il mio preferito è il Virgin Mojito. Io oggi ho voglia di provare il gusto nuovo, White Peach Smoothie. Sono abitudinario. Senti che profumo che fa. Fuori di testa. Ma tu non l'hai provato con l'acqua frizzante? Io ci ho messo l'acqua frizzante nel mio e fai pure l'effetto soda del vero mojito. Attivare il pod è semplicissimo. Una volta inserito basterà leggermente tirarlo verso l'alto e il gioco è fatto. Cin? Cin. Ci sta. Fresco, ma non credo sia fresco quanto il tuo, perché c'è anche la menta nel tuo. Madonna mia, è buonissimo. Di gusti ce ne sono tantissimi. Noi vi invitiamo ad andare sul sito di IRAP e scoprire qual è il vostro pod preferito e qual è la borraccia che rispecchia di più le vostre esigenze. Vi facilito la cosa. Il gusto già lo sapete. Questo. E cliccando al link in descrizione, inserendo il codice INUB, avrete un 10% di sconto per 15 giorni. Sbrigatevi. Offerta limitata. Guarda Romanaccio, te la faccio presentare a te la gara. Allora, questa gara si chiama iNoob Gaming versione numero 2 ed è una gara ultra easy. Gara ultra moddata con i seguenti veicoli segreti: treno e la bestia, che non ho idea di cosa cazzo sia. È partito subito col turbo. Ma chi ha mai imparato a usare il turbo? Oh, ma prendi fuoco. Ah, raga, cioè, prende fuoco, oh, raga. Oh, raga, levati, è successo dal cazzo. Comunque, sto parcheggiando, levati dal cazzo. E ma non sale più. Sei veramente una persona con delle malattie. Ma la macchina non mica prende fuoco. Ma si può considerare un'auto questo caddy? Ma certo. Dio. Ma soprattutto, serve la patente per guidare il caddy? Certo, è una vera auto. No, Cocco, devi andare avanti. Godo. Vai giù. Va bene, complimenti. Sicuramente devi firmare una liberatoria al campo da golf. No, non serve a niente, trust. Che se ti ammazzi non è colpa loro. Se lo distruggi, glielo ripaghi e loro non hanno responsabilità. Sai che è sorprendentemente facile ottenerne uno? Vabbè, basta avere i soldi e pagarselo. Sì. Quanto costa un caddy? 9. 9K? No, 9 euro. No, 90 centesimi. Che cazzo capite? Ah, ti pagano per averlo. No, ragazzi, fermatevi tutti un attimo, aspettatemi. Ma è la parte quella introduttiva. Non riesco a salire dalle fiamme, devo prendere un sacco di rincorsa. Come fai a salire dalle fiamme? Ma non prende proprio a brivio. Cosa? Non prende che? Cioè, non salgono da... Ah, ti insegno un trucco di GTA, ok? Se tu prendi la rincorsa ce sì, la fai. Sì, Dio. Allora, vi aspettiamo al nuovo veicolo. No. Ragazzi, ma mi si è rotto il caddy. Dai, però. Dai, Giovane, non è ancora cominciato il parkour. Ma non l'acceleratore. Sono arrivato, buongiornissimo. Riavviamo. Ma come da qua? Ma no, un secondo. Ragazzi, sono 3 mesi che non gioco a GTA. Cosa sta trovando di difficile? Non va, l'acceleratore del caddy a un certo punto. Mi sa che l'ho rotto. Adesso. Io Spawn non ci gioco da quando ci abbiamo giocato, che eravamo insieme. Ma nessuno ci gioca a GTA da sé. Secondo te, io gioco a GTA per la passione offline. Ma dimmi te. No, tu hai giocato registrando con altre persone. No, se non c'è Rage non gioco. Sì. Ma che cazzo dici? Scritto sul contratto. Se non c'è Rage, io non gioco. No, sono finito in acqua. Ma porco. Vabbè, andiamo avanti, vi prego. Mi sto a rompere il cazzo. No. Perché poi imparate come andare avanti. Non c'è nulla da imparare, Giovanni. Ma Giova, ma è super easy. Dai, vi vedo. Ma aspettate un secondo. Easy. Oddio, diventiamo dei furri. Oh, cazzo. E ora arriva lui. No, perché stiamo dei cazzo di barboni? No, è la bestia. Ah, ma per bestia intendevi questa bestia. Eh sì. Sono un ratto.
Gattones. Che figata. Alla malecù. Aggrappati. Ma non si aggrappa. Ma non si aggrappa. No, ragazzi, vi prego, non salta. Ce l'ho fatta. Ma è tutta così la mappa? No, no, mo inizia. No, mo inizia. Come inizia? intendo, è tutta con questo coso? No, adesso è tutta rigo. Con Wolverine. Magari. Wolverine. Allora, che sembra a te, scusa? A me sembra Wolverine, poi. A me sembra un coglione. Ma io l'ho visto in qualche film, sta bestia. È werewolf. Ah, werewolf. Lupo mandare. Werewolf. Comunque è un veicolo strano quella bestia. Ah, togli le sirene, Rage, con mal di testa, te prego. Scusa. No. Ragazzi, vi giuro, preferivo le moto, ve lo giuro. Ma qual è il problema, regà? Ma qual è il problema? Non è ancora cominciato il parkour. Ora comincia il parkour. Qual è il vostro problema? Non è il problema. Va bene. Ci sono anch'io, sono dei vostri. Chi è che ho davanti? Chi è il bianco? Io. Ecco. No, ma è dietro di me, Cocco. Ma le persone cambiano. Non sei mai stato primo in un parkour di GTA in tutta la tua vita? E tu non sei mai arrivato primo. Allora, non li hai visti tutti i video, perché in uno sono arrivato primo una volta. Mi sei fresato il gioco? No, Spawn, porco... Giù! Porco... Allora, Spawn, non iniziamo bene? Ci piego 2 secondi a fare disinstalla. No, a me sembra super chill. Ma è super chill, a meno che tu non abbia dietro Spawn che ti spinge giù. Romanaccio, io ti faccio una richiesta. Dimmi. Si può aggiungere un checkpoint ogni 7 metri e non cambia niente, capito? Così una persona... Cioè, perché devo farlo 3 volte? Cioè, sono imparato a farlo una volta, va bene, ma io 3 volte è troppo gambling. Bastardo! No, campo, no, devi fare tutto il cerchio. Marco, da capo? Sì, da cerchio. Porca puttana. Allora, Dado, se ti giri scoprirai un sacco di malattie nuove. No, raga, per favore, che non so giocare. Non so giocare, ti vado al trenino. Tu a Brescia non esci. Vai lì. No, ci mancherebbe che esca a Brescia, nel senso. Nino. Dove cazzo vuoi andare a Brescia? Dado, sai che io già non riesco a giocare a sto gioco di merda. Levatemi dal cazzo istantaneamente. No! Ma guarda su. No, ragazzi, io devo rifare tutta la gara da capo. Quanto ci metti a fare una gara, Romanaccio? Tipo questa qui, quando ci hai messo? Un mese, una settimana? 5 minuti. Una settimana per fare una questo. Settimana. Sì. È un po' il tempo che ci impiega Spawn a finire le gare. È il tempo che ci impiega Camper a montarle. Guarda, è sempre una settimana ci vuole. No, è sempre una settimana, Dado, ti sposti o devo venirti a prendere? Dove cazzo abiti a Cuneo, porco due? Ah sì, non riesco a trovare parcheggio. Questo era l'unico libero. Tu quando costruisci, Romanaccio, prendi un pezzo e poi lo provi? No, no, lui non li prova, ha detto io li metto a caso e spero che ce la facciano. Se non ce la fanno, mica sono cazzi miei. Tanto mica devo giocarle io sta gara. Dico, ci pensano gli Ainub a testarle al posto mio. Sai cos'è? Per me tu ti svegli e quando la gente solamente dice minchia che giornata di merda, tu non dici che giornata di merda, tu vai, facciamo una mappa di GTA, facciamo sentire gli altri delle merde. Vero, io lo so che pensi così, sennò non c'è altra spiegazione. No, vabbè, fermi. Giù. Formazione al cappello. Giù. L'ho già preso il checkpoint, tranquillo. No. Se cado sta con la No, Cocco, non ha senso. Per piacere. Ha super senso. No, davvero, io ci metto 8 ore, è una perdita di tempo, fa caldo, dobbiamo andare avanti, finiamo sta cazzo di gara di merda. Via. Dai, no, lei mi deve Cocco, dare dai, il passaporto. Mi hai dato 2 game all'all ieri, sei già in debito. Figa, sto vedendo il peggio freno a mano. Dove sei andare? Ma ragazzi, ma che cazzo fate? No, c'è capito. Ma che problemi avete? Dove sei andare, Rage? A sinistra. In che senso a sinistra? Ma porco, quel porco di... First time. Quanto sinistra? Devi fare il transform or ride nel cerchio. Puoi entrare nel cerchio, fare un giro del cerchio e uscire. No, è chiaro. No. È il classico questo. No, c'è una rampetta, bro. Così, c'è la rampetta. Grazie. Ok, ce l'ho fatta. C'è la rampa per i disabili, ok. È la rampa per quando Dado dovrà stare in carrozzina perché gli ho spezzato le gambe. Allora, niente cioccolato per Dado. Levarsi subito, Spawn. Tu mi fai cadere un'altra volta il giro. No, ma io ormai ho gli ultimi patto, 40 minuti in cui ti tiro dritto e basta. Ho un patto di non belligeranza con te, Cocco, tranquillo. Un patto d'acciaio? Disse dopo che mi ha buttato. Un patto di non belligeranza. Quelli che facevi su O-Game. Ci avete mai giocato a O-Game? Cosa? Che cosa? Ma ragazzi, siete troppo giovani. Ma insomma, non credo. Abbiamo un anno di differenza. Travian O-Game. Quei browser game per quando la gente non aveva un computer performante. No. Devo rifare tutto da capo. Da che parte
te devo andare? Dritto. Ma non vedo la strada. Oh, niente aiuti. Mo? Aspetta, ma la strada è questa. Oh, cazzo. Cappellare di un po' d'archia. Le due linee gialle. Io la strada l'ho vista, loro no. Allora qua, l'acqua cristallina si vede la strada. Come a Ostia, no? Uguale. L'acqua è cristallina, Ostia. Confermate che l'acqua è come a Ostia, sì, no? Sì. È uguale. Ho trovato una siringa. Proprio come ad Ostia. Proprio come ad Ostia. No, bastardo. No, di nuovo, no. Ramonazzo, ma perché ti piacciono così tanto i furri? Perché? Ma già fatto, Dado? Certo. Ma io non vedo la strada. Guarda in verticale, Andrea. Non così mi butti per terra. Ops. Devi guardare in verticale. Ma vedi come che... fa a stare ancora? Perché è un po' più larga. È stato gentile, Romanaccio. Ha fatto i bordi arrotondati, un po' abbondanti. Ma raccontaci un po' di storia e cultura del... Dado, allevati. Del parkour. Portami a casa. La mia teoria è che... Basta. Una teoria interessante. La mia teoria è che GTA non abbia pensato che si potesse fare queste cose con le macchine. Poi sono successe e hanno detto vabbè, implementiamole. O era già premeditato da GTA 4 che si potesse andare sui muri. Questi sono tutti i pezzi moddati. Bastardo, Dado, mi hai rallentato. Ti potevi scrostare dalle ruote almeno. Cioè, puttana volante. Ragazzi, voi siete veramente scarsi. Io sono qua a comprarmi un chilo di banane, siete pere. Cazzo, sei troppo Dado forte, te. Dado. Hai visto che roba? Dado, vorrei essere te. Figa. Quante persone che vogliono essere Dado. Ma la seconda paleolica, c'è una teoria per farlo? È tutto culo. Culo. Con la cupero. Ah, eccoci qua, che siamo diventati la bestia pure noi. Ah boh, ragazzi, G. Ma da che parte state andando? Ragazzi, di qua la gara, non so se avete capito. Noi ti abbiamo aspettato per 20 ore. Va bene, spawn, dopo ti diamo i pastelli, inizi a colorare. Ragazzi, ma dai, di qua, è facilissimo, è automatica questa parte. L'ha detto. Ecco, sono morto. Cristino Nozzi, non ce la faccio. Non ce la posso fare. Ma è svenuto? Siamo svenuti in contemporanea, io la ragione. Ma che significa? Ah, perché hai fatto quadrato più X camper. Ma guarda, lo sviene. L'ha sbagliato tasto. Ma che problemi ha? Non dovete stare troppo troppo vicino al limite. Esatto. No. Ma dai, le comiche. Dai, veramente, come cazzo salta sto coglione? E poi non ci arriva però. Non ci arriva, bestia. Tra l'altro, bestia è molto azzeccato, posso dire. Lo so, è le studio la bestemmia, sì. Tranquillo. Non corre, non salta. Ecco, sta cosa del limite mi ha messo... ecco, no, il primo fatto. Spon l'ha capita. Ma cos'è sta roba? Guarda Cocco che sviene. Dategli un po' latte. No, no, ma è troppo comica sta situazione. Io non ce la faccio. No, ma a me fa il saltino della persona simpatica con i pastelli in mano. La cera nel naso. No! Ragazzi, ha appena fatto il tuffo al posto di saltare. Anzi, sai che questa roba qua del lupo mannaro mi ricorda quando di sera porto in sicurezza le ragazze a casa loro. È vero, cosa è vero. Vuol dire? È che li seguo così. Ah, ok. Con tanto di ruggiti. Vai, spone, le teste. Spone. Non ti fermare. Buone. Porco, è la terza volta che muoio così. Ma cazzo, c'hai da ridere tu invece, mannaggia la madonna. Qual è il limite per il quale mi sviene il personaggio e il limite per il quale salta? Secondo me potete arrivare fino a metà faccina, l'ultima faccina a metà. Oh, ma allora è tutta un'altra storia. Adesso cambia tutto. Bro, io l'ho finito, guarda te. Posso chiedere perché ogni tanto mi fa dei salti veramente minuscoli? No, ma cosa vuoi dire? È invisibile, ragazzi, è invisibile. Fanculo. Porco di puttana la... Voglio piangere. Anche tu, Gamber, sei finito nell'invisibile. È finito di te, vedi un po'. Porco... salta il mio lupo, ti giuro che sto per impazzire. Grazie Gesù. Mio padre lavora alle Epic Games. Ma non è vero. No, vedi che sei un... Effettivamente un poco lo era. Un pochito loco. Faccelo. Provato. C'è la possibilità secondo te? Che suo padre lavori all'Epic Games. No, Romanaccio, dico, c'è la possibilità che io riesca ad arrivare lì con questo? Non credo. No, adesso ha fatto il saltino del bambino colorato. Puttana di... Puoi fare un salto normale? Ma, Cocco, facciamo che...
intendevo con i pastelli. Aspetta. Non intendevo quello. Più giusto di così non può essere. Ci sono. Poi ti prendo. Romanaccio, dove devo andare? Sinistra. La parte lì invisibile, ci cammini su. Ma non ho capito dove... Lì. E lì cosa c'è sta, no? Sembra che non puoi camminarci, però ci cammini lì. Il terreno è invisibile. Ah, guarda, mamma, volo. Ecco dove era l'inghippo. Vabbè. E di qua? Opla, qui dentro. Lo sapevo. Ma ho capito. Oddio, ci sono, raga, sono secondo. No, vabbè, non ci arrivo di un pelo di figa pelosa, dio... Com'è che era la figa, scusa? Pelosa? Buono. Fai a dirlo. Succosa. No. Devo andare a destra? Sì, però stai attaccato al coso rosso. Sennò voli giù. Oh, più stretto di così. Vai, via dal cazzo. No. Devo resettare anch'io perché sono messo troppo storto. No, zio, ho fallito all'ultimo. Che tuffo. Tania Cagnotto. Mi sono incagnato. Tania Cagnotto, porca... Basta! Vabbè, Giova, però volevo aiutarti! Un po' tuo padre ti ha cresciuto a pane e simpatia, eh? Ce l'ho fatta! Cambia, devi un po' sgommare, tipo. Ma non mi dire. Oh. Quanto è stretto! Sei caduto, Andrea? No! Ah, ce l'hai fatta. Non so come, ma ce l'ho fatta! Oh, sì, qualcosa di decente adesso. Iper mega giga stretto. Guarda. Ah, questi sono più divertenti. No, è difficilissimo anche questo, te lo dico. No, io ti giuro. Porca. Madonna, Giovanni, sei un peso! Grazie, è l'insulto più gentile che mi hai fatto... negli ultimi vent'anni. Negli ultimi vent'anni, sì. Dai, ammettilo che c'è un trucco per volare. Moto trucco. Dimmi la combinazione, la faccio. Ah, che gentile, Romanaccio, per aver messo il freno. Gentilissimo. Oddio, sì. Oh, l'hai fatta, Dado? Sì. Ma correndo e basta? Cristo, Dio di piattaforma. Salgo. Perfetto. Come si fa a non far sgommare le ruote? Cioè, porco Giuda. Il freno a mano. Davvero? No. Ma il freno a mano è previsto nelle tue gare o Andrea se lo inventa ogni tanto? Mi sa che se lo inventa. Mi sa che è la seconda. Cioè tipo il Transform War Ride, quello che cambia War Run e cambia... Lui lo fa col freno a mano ogni tanto, dice che funziona, io non ce l'ho mai fatta. Io lo uso, faccio senza freno a mano di solito. Ecco, appunto. Cazzaro di Andrea, cazzaro. Questo è il serpente di Re Caio. Appena prendo Goku lo tiro sotto. Raga, c'ho l'ipotalamo che mi sta per scoppiare, io ve lo dico. Scusa, non ho studiato biologia, cosa sarebbe? Penso una parte del cervello. Vabbè, già che ce l'hai è una cosa positiva. Ma questo è un treno, sì, ok. Senti com'è silenzioso. Infatti, non ho capito se mi è crashato l'audio o... No. Ce l'ho fatta pure io. Anche io. Ce l'ho fatta. Stai stretto. Sto super stretto. Stringi il culo, Cocco. Che voli. Puttana. Vedi, ti ho detto stretto. Perché sei nato obliquo? Come hai fatto? Non so quello che ho fatto, ma l'ho fatto. Io invece non vorrei dirtelo, ma ho voglia di strapparmi i capelli. Comunque, Romanaccio, un suggerimento per le gare, sì. Mettere sempre la modalità GTA, perché così potevo sparare i colpi importanti. No. Mettere... Cioè, io ho una richiesta. Basta mettere un percorso secondario, tutto dritto, no. Che io posso fare se rimango indietro. Ma per il content. Com'è l'ultimo pezzo? Cocco, piano BZ. Ancora... Ma quanto vuoi largo vuoi andare? Ma quanto largo sto sul bordo? Ma che cazzo dici? Ma che sei stupido? Devi fare anche la derapata alla Valentino Rossi, con la ruota davanti ferma e quella dietro che spinge. Fisico mentali, ero attaccato al muro. No, non lo eri, a quanto pare. Ho visto. Ci ho sbattuto pure. Ah, raga, io non vorrei dirvelo, ma sono arrivato al gioco finale. Quello che immagino presupponga indovinare il quadrato, giusto? Esatto. Che 7 meno 4 sarà 3. Però 3 partendo da destra o partendo da sinistra? teoricamente provali il blu. Porca troia, ce l'ho fatta. Niente sorprese, che strano. C'è un buco qui? Prova. C'è un muro invisibile? Sì, c'è un muro invisibile. Muro invisibile? Sì, muro invisibile. Ma devo provarli tutti i cubi? Cioè, io mi rifiuto di pensare che... 7 meno 4, guarda bene i colori. 7 meno 4. È un indovinello. Poi che devo guardare, il colore è nero, prenderò il cubo nero. Sono un treno.
Vabbè, con la brute force ce l'arrivavamo comunque alla fine. Ciao a tutti, sono Romanaccio. Mi diverto a mettere la ghiaia sotto le macchine delle persone. Sono un cazzo di omicida. Ho appena fatto 4 morti a Milano. Oh, non posso. Allora, 7 meno 4 fa 3, però c'è un 1 nero e quindi fa 2. Grande spunk. Eh? Ma dove grande l'ha visto l'1 nero? Scusa. Io l'ho capito, camper. Il meno è nero, è un 1. 7 meno 1 meno 4. Facile. Oh, vabbè, ma detto non arrivo comunque perché non riesco a saltare dentro quel buco di merda. A ok, posto. Completata. Grande, grande camper. Ma e perché era il secondo? Io ho sparato cose a caso, visto solo Andrea che lo prendeva. Ma chi è ancora coi camion? Stai zitto. Ah, ecco. Ma perché l'ho chiesto? Silenzio, silenzio, per favore, chi sta per... Ho finito la gara. Romanaccio, tutte così le voglio le prossime gare. Non voglio mai più vedere una tua gara. Non voglio mai più vedere una gara. Perché io mi ero promesso di non aprire mai più sto gioco. L'avevo disinstallato apposta. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Io ringrazio Romanaccio per aver creato questa tortura. E Questo tu ringrazio Cocco da Del Rage. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.